Don Pasquale Sferratore, parliamo di matrimoni omosessuali. Qual è la vostra opinione? Allora, la prima cosa da tenere presente, non si può parlare di matrimonio, perché il termine matrimonio, tecnicamente, è sempre una unione tra un uomo e una donna. Per cui, quando si parla di matrimonio, si intende quell'atto che poi tende a rinnovare la vita, a continuare la vita sulla terra. Ciò che non può avvenire con un matrimonio tra due persone, uomo, donna, donna. Quindi questo matrimonio, chiamatelo in un altro modo, chiamate come volete voi, però non è mai bello questa unione. L'amicizia è un conto, però noi dobbiamo anche pensare che poi nascono altri problemi. Io voglio allevare un figlio, questo figlio si trova tra due uomini, dove manca la figura paterna, è sempre brutto. Un figlio ha bisogno della mamma. La mamma che più capisce i bisogni dei figli, sta vicino, sa carezza, se lo nude. E noi unioni tra due donne? È la stessa canzone, perché poi ci manca il papà. E quindi se manca sempre quell'elemento che è fondamentale nella famiglia, e l'unione tra uno e l'altro. Voi quando prendete le lampadine, hai da picciare, se non mettete la spina da presa, perché chiamano maschi e femmine lo stesso, la luce voi non l'avete. Quindi questa unione è fatta sempre di due elementi diversi che hanno un cuore, hanno un sentimento e hanno un avvenire anche per queste creature. Una battuta su questo argomento. C'è chi dice l'amore viene prima di tutto, può essere tra due uomini, due donne, o tra un uomo e una donna, è sempre la stessa cosa. Ma è un sentimento più che amore. È per la forza di stare insieme che ti porta a sentire quel bisogno, qualcuno tanto accarezzò, però altro a dire quando tu accarezzi una donna e altro quando accarezzi donna e donna, uomo e uomo. È sempre bello quando senti quel viso che è diverso dal tuo, che tu accarezzi, ci dai gioia, te lo stringi al cuore e senti il cuore che batte d'amore. Quando è finito che lo batti, è finito tutto.